Un terribile evento sconvolgerà l'Europa. Un leader politico sarà colto da morte improvvisa. Un messaggio solenne risuona dall'alto, carico di amore e di ammonimento, proveniente dalla Santa Vergine. Ella si rivolge ai suoi figli, invitandoli ad abbandonare le tenebre dell'inganno e ad abbracciare la luce della verità. Le ombre della menzogna si addensano intorno a noi, tessendo una rete insidiosa che minaccia di ingannarci e di allontanarci dalla via della salvezza. È cruciale, in questo momento di grande tribolazione, aprire gli occhi e discernere la verità dall'inganno. Solo in Dio risiede la verità assoluta, priva di mezze misure o compromessi. Leggiamo il messaggio. Nelle scosse di un terribile evento destinato a sconvolgere l'Europa, le notizie tragiche giungono come un'eco sinistra. Un leader politico di rilievo sarà colto da morte improvvisa e imprevista. Questo evento epocale è solo un segno dei tempi turbolenti che ci aspettano, un chiaro avvertimento dell'imminente catastrofe che si profila all'orizzonte. Vi esorto, dunque, a rimanere saldi nella fede e a non deviare dalla retta via. La verità del nostro Gesù è incisa nel suo Vangelo e nei sacri insegnamenti della Chiesa. Non lasciatevi ingannare dalle falsità che circondano il mondo, ma mantenetevi saldi come fedeli soldati di Cristo, pronti a difendere il vero. Ascoltate con attenzione la voce dei coraggiosi difensori della fede e non dimenticate mai gli insegnamenti del passato. Solo coloro che abbracciano e difendono la verità saranno in grado di navigare le tempeste che si scateneranno sulla nostra strada. Afferrate le mie mani e vi condurrò al cospetto di colui che è la nostra unica via, verità e vita. Andate avanti senza paura, poiché solo attraverso la fede e il coraggio potremo superare le tenebre che ci circondano. Queste parole vi raggiungono oggi come un grido di allarme, un richiamo urgente nel mezzo di una tempesta imminente. Possa la forza e la protezione divina del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo avvolgervi mentre vi avventurate in questo oscuro labirinto del destino. Amen. Andate avanti con determinazione, ma siate sempre pronti a difendere strenuamente la verità, armati con la luce divina che brilla nei vostri cuori.